Adesso si parla di territorio finalmente. Che non lo facevo, ed eccoci. Eccoci qua, Ale. Chi hai dietro? Buonasera a tutti. Ma chi hai dietro? C'ho la Gioconda, la mitica Gioconda. Allora io mi gioco subito il mio sosia. Eccolo qua, guardatelo, è lui. Sono io, ragazzi, sono io. Non sapevo neanche di essere un Funko Pop. Ok, basta. Dopo sta vaccata possiamo anche chiudere, quindi buonasera, buonasera e benvenuti a tutti. Che ore sono? 18:35? Sì, 5 minuti di ritardo abbiamo. Sì, come ti ho spiegato, c'era il cane che continuava ad abbaiare senza sosta, per cui ho aspettato un attimino in modo tale da poter fare una chiacchierata molto, molto, molto più rilassata, senza rumori di sottofondo. Perché ti ho voluta qua, carissima? Non perché c'è una battaglia tra facce strane e imitazioni strane, perché è un po' il nostro cavallo di battaglia, noi che oramai siamo dei talenti nati, sì. Ma perché finalmente si torna a parlare di territorio e parliamo di Liguria, soprattutto lato Levante. Esatto. Cosa di cui avevamo parlato, così la cito, la saluto, la cara amica Elisa di Frisol on the Road, quindi Tanto, tanti saluti a lei, che prima o poi arriverà anche lei in diretta, tornerà in diretta, così faremo un'altra ora di chiacchierata, perché anche con lei non c'è modo di fare una puntata che sia più corta possibile. Secondo le previsioni sono 30 minuti, secondo le previsioni sono 60 quelle che poi vengono realmente. Quindi molto molto bene. Perfetto. Allora, di cosa parliamo oggi? Di territorio sì, ma siccome siamo giornalisti, vabbè, io ci metto le virgolette sul fatto di esserlo, c'è anche da parlare di quel settore che è l'editoria, che naturalmente ha sofferto e non poco, e sta soffrendo ancora non poco questa situazione di clausura, perché quando si parla di viaggio ovviamente non è come parlare di una partita di calcio, che puoi stare anche seduto comodo a casa e scrivere. Per parlare di territorio va scoperto il territorio. Esatto, quindi lasci la parola a me e comincio innanzitutto. Guarda, vai, perché tanto conoscendoti 40 minuti da sola puoi parlare. Esatto. Vai spedita. Allora, innanzitutto saluto tutti i miei follower, che qualcuno l'ho già visto, grazie mille per essere qui con noi, la Gioconda. Saluto anche i miei, perché se non se la prendono mi lasciano. Sì, ok, saluto tutti, anche quelli di Mirko, ti ringrazio anche a te Mirko per avermi gentilmente ospitato in questa live. Allora, mi presento innanzitutto, io sono Erika Spezzina Doc dalla Spezia, nonché 26enne e abito appunto nella Liguria di Levante, vicino alle Cinque Terre, le bellissime Cinque Terre. Chi di voi non è mai stato alle Cinque Terre, alzi la mano, lo scriva. Ecco, peccato, in pieno. Allora, cosa vi racconto oggi? Innanzitutto parlo del mio settore. Il mio settore, che è quello dell'editoria. Devo fare un attimino un flashback per raccontarvi un po' la nostra storia. Tutto parte dal mio babbo, da mio papà Gino, che è giusto bisogna citarlo, perché è stato lui che ha fondato Italia per voi, insieme all'aiuto di mia mamma. Siamo quindi nel 2012. Nel 2012 nasce la prima Free Press immobiliare, dopo anni e anni di esperienza nel settore, e quindi cerchiamo di lanciarci in questa nuova avventura tutti insieme. Io ero ancora un attimino nascosta, poi sono entrata in gioco dopo, e proviamo a sfondare nel mercato immobiliare. Come ben sapete, poi c'è stata una grossa crisi per il mercato immobiliare, di conseguenza abbiamo dovuto un attimino cambiare strada. Quindi arriviamo ad oggi con tanti prodotti che vi farò vedere, che sono qua a fianco a me, vi farò vedere nella live. Una rivista turistica, una rivista immobiliare e una rivista commerciale, tutte free press. Abbiamo provato a venderle anche in edicola, non ci ha aiutato questa cosa e quindi abbiamo deciso di regalarle, di appunto renderle gratuite. Dove si trovano le persone? Logicamente noi trattiamo solo la Liguria di Levante, quindi dalle prime porte della Lunigiana, che è in Toscana praticamente, fino ad arrivare a Chiavari, in provincia di Genova. Facciamo tutto noi, quindi ci occupiamo della distribuzione, della grafica, e invece la stampa no, però ci appoggiamo ad una tipografia molto valida che è ai confini con la Svizzera, quindi della tua regione lì al confine, Lombardia-Svizzera.
E di conseguenza abbiamo dei prodotti di lusso, partendo dalla rivista turistica. Ho preso quella di Spezia perché mi rappresenta, spero si veda, la Spezia e Golfo dei Poeti, appunto Italia per voi, che quest'anno è stata lanciata anche in formato pocket. Il formato pocket è questo qua, la 5, piccolino. Vi faccio vedere quella di Vernazza, le bellissime 5 terre. Quindi abbiamo cercato di dare un'innovazione appunto anche da questo punto di vista. Ed è piaciuto molto perché essendo il formato tascabile, ok, rivista brossurata, comunque patinata lucida, come vedete, bella. Uh-huh. Quindi non si tratta di carta straccia, ma si tratta di un prodotto rifinito e appunto di notevole importanza. Invece passiamo alle riviste La Spezia, Levante e Ligure Magazine, che sono due ma sono uguali, come vedete, perché cambia solo la copertina e l'interno è uguale. Queste sono bimestrali e sono le riviste più commerciali. Più commerciali, all'interno trovate appunto degli approfondimenti per quanto riguarda gli articoli che trovate sul nostro blog. Vi rimando al blog laspeziamagazine.it. Trovate appunto articoli del wellness, dello shopping e intanto Mirko, se leggi poi le domande o... Certo, vai, intanto leggo più che altro i Certo, vai tranquilla, tu parla, a quello ci penso io. Perché se no io parto a ruota e non mi fermo più. L'eco bonus, ad esempio 110% per il fotovoltaico, quindi stiamo al passo con tutti gli argomenti e tutte le cose nuove che possono uscire anche dovute al periodo. Poi ci saranno, è un po' lunga da spiegare quindi spero di non essere noiosa, ci saranno delle nuove edizioni quest'anno che saranno gli icons, mi sono segnata un po' il tutto perché è difficile anche per me ricordarmi tutto quello che ci abbiamo. Golfo dei Poeti Icons, questa era la vecchia edizione di Cinque Terre, praticamente vengono pubblicizzate le icone in base al territorio, quindi Golfo dei Poeti, che è il nostro, quindi dello Spezzino e dintorni, la Riviera del Levante Icons, Cinque Terre Icons, poi ci sarà un Italia per voi dedicato a Lavagna. Gli scorsi anni abbiamo lanciato anche questa guida, Lavagna in provincia di Genova, vicino a Sestri Levante, Chiavari, non so se siete pratici della zona, andate a cercare per vedere di cosa sto parlando. E poi c'era l'Italia per voi di Levanto, mio paese appunto d'infanzia, nonché quello di Elisabetta dove abita. Abbiamo stretto anche delle collaborazioni con le blogger, come dicevi tu, con una food blogger che è Francesca Glam, che non so se è connessa ora, mi aveva detto che forse sarebbe connessa più tardi, e con Elisabetta, che ci aiuterà per quanto riguarda le nostre mappe, perché all'interno delle nostre riviste vengono redatte delle mappe del territorio, che sono anche scaricabili dai nostri siti. Li ricordo, italiapervoimagazine.it e laspeziamagazine.it. Le mappe le trovate sul sito turistico che è italiapervoimagazine.it. Quindi Elisabetta ci aiuterà in questo a fare degli approfondimenti, a parlare dei sentieri. Non appena uscirà il suo articolo che è previsto per il 15 di gennaio, che è venerdì, giusto? Venerdì, approfondiremo insieme il percorso da Levanto a Porto Venere. Quindi lo racconterà a puntate. Quindi sono molto felice di queste collaborazioni che ho conosciuto tramite i miei amati social. Io personalmente mi occupo di social, infatti sono la social manager. E ho portato, diciamo, una ventata un po' digitale in famiglia, visto che siamo in quattro, abbiamo una grafica, ci sono io, ci sono i miei genitori, mamma e papà. La mamma fa la commerciale, mentre il papi fa il direttore amministrativo e si occupa anche della distribuzione. Però ci tengo a sottolinearlo che è grazie a lui che sono qua oggi. A tal proposito mi è stata fatta un'intervista di recente che devo assolutamente citare dall'amica che ho conosciuto sui social, giornalista e communication strategist campana di Napoli, Daniela Iavolato, che mi ha fatto raccontare la mia storia, un po' quello che stai facendo tu oggi, Mirko, e ha scritto un articolo, anche quello vi invito ad andarla a leggere sul blog laspeziamagazine.it, trovate l'articolo che si intitola Imprese di carta, io Erika accetto la sfida. Mi ha fatto qualche domanda e quello che ne è appunto venuto fuori è il nostro settore ai tempi del Covid, che è la domanda che mi hai fatto tu.
Allora, è innegabile che noi abbiamo avuto una batosta, ma già l'editoria era in crisi e questo appunto si deve dire e è così la situazione. Però ci sono stati anche degli studi di neuromarketing, la carta batte il digitale. Perché la carta batte il digitale? Perché sicuramente ti dà reputazione, ti offre comunque più credibilità, perché se una persona, parlo soprattutto a chi legge, a chi ama sfogliare le riviste, apre la rivista e trova degli articoli firmati da persone autorevoli, sicuramente aumenta la fiducia del tuo brand, a differenza di un post lanciato sui social che può essere fatto da chiunque, può essere anche fatto male, quindi ci vuole un certo iter, ok? Quindi sicuramente diamo informazione, sicuramente è bello essere su una rivista, perché anche la stessa Elisabetta, Free Soul on the Road, andate a cercarla sulla sua pagina, ha fatto anche da poco il suo sito e in fondo nella sezione partner trovate lo scambio di backlink, quindi con il rimando al nostro sito. Era contenta perché appunto gli dedicheremo uno spazio delle riviste 2021 per poter raccontare chi è e comunque dare lustro anche a lei. Quindi sicuramente reputazione ha un peso, emoziona, perché personalmente la carta rimane la carta, che sia un libro, una rivista, la si può leggere dal parrucchiere, te la puoi portare in borsa, ti può fare compagnia durante un viaggio, in macchina, quindi quando non guidi, logicamente. E quindi il digitale va di pari passo, cioè affianca tutto questo, dà una mano, però non sarà mai personalmente parlando come la carta. Sei d'accordo? Ecco, quindi io faccio la domanda ai nostri amici. Siete più per il team cartaceo o per il team digitale? Perché adesso in questa live abbiamo io, amante del digitale, anche se poi se ricordate c'è uno spot di, credo, della Apple con il tablet e con quello che praticamente uno pensa di poter far tutto con il digitale, poi si ritrova senza la carta igienica, gli viene mandato sotto la porta del bagno praticamente l'iPad, quindi è stata un po' una cosa carina. Però io sono sempre per il digitale, ma perché comunque sia poco spazio, roba portata di mano e niente carta da portare dietro. E invece qua ho chi è dell'altro partito, quindi rispondete con un hashtag team digitale o team cartaceo, in modo tale da capire un po' qual è la vostra tendenza, se scegliete il digitale per le letture, se scegliete di più il cartaceo, tanto amato soprattutto da chi non vuole staccarsi anche per affezione da un certo tipo di prodotto. Mia. Eccolo lì, ciao Tierra, sì, Tierra è il team carta. Sì, cartaceo stanca meno la vista. Ciao Hermes, comunque saluto tutti, cartaceo anche se il digitale aiuta molto. Sì, infatti, come vi dicevo, secondo me vanno di pari passo, però la carta rimane sempre la carta, mi dispiace, ma non perché ci lavoro, perché è proprio una questione anche mentale, cioè aumenta il ricordo. Se tu vedi un qualcosa pubblicizzato sulla rivista, sicuramente ti rimane più impresso che un articolo che gira nel web o magari che ti mandano un link non è una rivista. Crea una sorta di intreccio, secondo me, con il lettore. Vedo che c'è molto team carta qui presente. Chissà come mai, non li ho pagati, giuro. Infatti sono l'unico, io penso, ad avere questo, portarmelo sempre dietro. Tra l'altro è nuovo, perché io praticamente avevo, non ve lo faccio vedere perché non so dove l'ho messo, il primo è Kindle, quello con i tasti, quello senza retroilluminazione. L'avevo ritrovato, ho detto cavolo che bello, adesso posso leggere, non so, mese scorso è praticamente scassato mezzo monitor, quindi ho detto va bene, avevo... Pensa a te. Ah, niente, andato. Ne approfitto anche per farti vedere, visto che ce l'ho proprio qua, il nostro calendario 2021, perché noi facciamo anche queste cose, essendo studio grafico, praticamente c'è Ericletta, perché a me chiamano Ericletta, tu l'hai saputo da poco, che vado in bicicletta... Ci sono le nostre foto, vedi, c'è Ricletta da tutte le parti, infatti dei nostri clienti mi hanno già detto, come qua, vedete, Ricletta in bicicletta. Ecco lì, per forza, via! Sì. Ma hai fatto anche giri per la Liguria, settore Levante e magari anche settore Ponente, in bicicletta? No, per visitare tutti i posti? In Ponente no, io sono molto affezionata al Levante, lo conosco da Spezia fino a Genova.
Ho girato appunto delle puntate a settembre-ottobre che trovate sul nostro canale YouTube Italia per voi. Sono 12 puntate, le trovate anche nella mia IGTV e sono puntate di 3-4 minuti, quindi non sono noiosissime. Se volete andarla a vedere, farmi sapere appunto se vi piacciono o meno. Ho girato per la città di Spezia, per la City, come la chiamo io, una città a misura d'uomo, ma che comunque è vicina alle Cinque Terre, ma anche alla Toscana. Quindi facciamo un po' da ponte. Abbiamo anche noi il ponte, bellissimo, il ponte Town di Revel Bridge, cercatelo. Fa molto ponte di Brooklyn, quindi siamo cresciuti, voliamo, prendiamo il decollo. Poi abbiamo anche le navi da crociera qua, quindi ormai siamo una city a tutti gli effetti. Allora, per chi dovesse vedere, sperando che non mi faccia lo scherzetto a fine puntata a Zuckerberg, e quando leggeranno su YouTube team, ah no, non lo possono leggere, però siccome ci sono gli hashtag team carta, quindi lo dico soprattutto per chi dovesse vedere magari la puntata anche su IGTV appena verrà caricata, non stiamo parlando del cantante Marco Carta, stiamo parlando del team carta inteso come materiale. Bravo, bravo. Carta, questa carta. Eh no, che se no parla di Marco Carta, io non so cantare. Oddio. Qui comunque ho visto tanti team carta e quindi sì, sono la pecora nera in questo momento io. Sì, sono colui che rappresenta. Sì. Hai scelto la persona giusta. No, io vabbè, considerate che se dovessi portare 250 libri, 250 no, nel Kindle ne ho almeno penso una quarantina. Potete ben capire che cosa possa voler dire, dovendone recensire anche di continuo comunque sia uno dietro l'altro, portarti dietro, che ne so, 4-5 libri dentro uno zaino quando hai la Reflex, hai il PC, a tutto quello che hai, quindi non, nel mio caso non è attuabile come cosa. Certo, dipende un po' da come la vedi, ecco. Poi, com'è che si diceva, il peso della cultura, no? A me tiravano i libri in testa una volta per studiare, quindi c'è il peso della cultura, vedi? Pesa, la carta pesa, c'è cultura dentro. Pensa che vado alla Rinascita a far valere il peso della mia cultura. Questo per chi avesse seguito la vicenda di Marco Carta capirà di che cosa si parla. Comunque, battute a parte. Allora, canale YouTube, quindi vi dico, per chi non l'avesse ancora visto, andate, lo trovate, Italia per voi, con la nostra Ricletta che gira e racconta tutto quello che si può vedere, giro, giro, tondo, quanto è bello il mondo. Quindi avete ben capito in che mood siamo in questo momento, sono così le dirette, non fateci caso, non so, proprio siamo di natura quasi in questo momento. Allora, senti, l'affezione che si ha per la terra di appartenenza, questo è un po' quello che non ho praticamente penso mai domandato in nessuna diretta, qual è il legame che hai con la tua terra e perché la rende così, perché per te è così speciale? Allora, io sono nata e cresciuta alla Spezia, dico la Spezia perché i foresti, come li chiamiamo noi, se no non capiscono, però noi spezzini la chiamiamo Spezia, quindi senza la, iniziamo così. E, però ho passato la mia infanzia per circa 7-8 anni a Levanto. Levanto, paese d'incanto, in dialetto, andate a vedere perché. E sono molto affezionata a questa terra perché vengo comunque da genitori che sono liguri, doc, mio papà di Rio Maggiore e mia mamma di Levanto. Ho bellissimi ricordi in questo paesino e quando mi sono trasferita a Spezia all'età di 7-8 anni, diciamo, ho sofferto un po' il distaccamento da Levanto perché tutte le mie cose che facevo da piccola le ho lasciate lì. Infatti, essendo solo a mezz'ora di treno da qua, comunque 40 minuti in macchina più o meno, mi piace molto ritornare lì anche d'estate, anche se non vado molto al mare, sì, una spezzina che non va al mare. Infatti sono bianca forever io. Mi piace il mare tipo di sera, per l'aperitivo, poi perché essendo molto dolce e romantica, se non si era ancora capito, mi piacciono... No, ma va, figurati! Figurati! Sì. E chi non l'ha notato? Ecco, metto le cose romantiche dappertutto, quindi mi piace passeggiare di sera sul mare, però non sono la tipa che si abbronza, ecco, questo no. Quindi, non hai avuto traumi da racchettoni e palle che ti arrivavano addosso in spiaggia, perché potrebbe essere una delle ragioni per cui non hai molta affinità col mare di giorno? No, diciamo che ho un po' l'animo nordico,
diciamo così. Quindi abito al mare, mi piace il mare, non potrei mai trasferirmi altrove perché il mare secondo me ti calma, ti rilassa e anche quando ho dei pensieri negativi, per dire, vado in passeggiata a Morena Spezia, che è la parte pedonale della City, mi metto lì su una panchina, cuffie, e anche se la gente mi prende per strana, perché una volta mi è successo, e questo te la racconto, passa una persona, ero a gambe incrociate sulla panchina, e mi dice se stavo facendo yoga. In realtà no, però ci sono queste cose. Ci sono queste cose qua, sì. E mi metto lì e appunto guardo il mare. E sicuramente è un legame che ti senti dentro, cioè non si può... Luca scrive, animo nordico pure io, nonostante sia nato a Levanto. Levanto però. Non Levanto. Però sì, io ragazzi, io gli accenti sono come Max Pezzali, li metto a caso, quindi... Oh mio amore, guarda, mi fai morire. Tra l'altro Spezia, per come la chiamate voi, città che musicalmente ha, tra virgolette, partorito una certa Alexia, che io, cavolo, seguo dal 97 addirittura. Quindi vedete che non sono così giovane, potrò sembrare un po' più giovane, però i 34 ci sono tutti, quindi... Sono io la più giovane comunque, mi dispiace. Il 94... Ok, grazie, io direi di chiudere la diretta dopo questa dichiarazione, è stato molto bello. Madonna, io sto cambiando tipo 20 colori perché poi rido, c'ho già caldo, comunque va bene. Allora, leggiamo poi i commenti, aiutami anche tu perché... Sì, considera che io... No, tu che telefono hai, perché probabilmente ce l'hai tu lo schermo più piccolo rispetto al mio, eh. Sì. Secondo me siamo molto facile, se hai il 6 dell'iPhone siamo a posto. Allora, Giorgio Ricci, i libri materiali danno un'esperienza sensoriale in più per il lettore, ma i libri digitali aiutano a non sprecare carta e non abbattere alberi, che è la ragione per cui... io ho scelto il digitale. Bene, andiamo avanti. Poi, semmai devo andare sopra, la passeggiata Morin, ci scrive Chiara, sì. Mentre Go Travel Sophie, ciao Sophie, anche io gli accenti a caso, quindi anche te hai la sindrome da Max Pezzali praticamente, accenti messi un po' alla rifusa. Bene, questi sono tutti i miei follower, li conosco uno per uno, sai? Ma molto bene, anche me conoscono uno per uno, ma poi mi dicono se io ho dei problemi, se sono nato così, e mi fanno da assistenti sociali praticamente, tutti quanti. Io nuoto ancora delfino, Gian, io l'unico stile che è bene che non proponga dopo il dorso è proprio il delfino. Ragazzi, e nuotavo anche, ma ero ranista, per cui potete ben capire, il DNA è quello, fai quello e basta, il resto praticamente è l'antinuoto. Allora, Anselmo ci commenta, comunque Lisa, io e te pensiamo allo stesso modo sia su Levanto sia sulla carta. Mi hai chiamato Elisa, non so se te ne sei reso. Ragazzi, sono le... Sono le 18:57, io prima di questa diretta ho scritto 5 articoli di calcio femminile a valanga, ho portato il cane e ho messo anche a spappoli in casa, quindi vabbè, perdonatemi un attimino, dai. Mi canteranno per Elisa, dai. Per Elisa. Quale sogno vorresti realizzare per il futuro della rivista? Ecco, questa Bella domanda, bravo, bella lei domanda. Lei è spezzina vera come me, nonché mia vicina di casa, tra parentesi. Ah, bene, ok, quindi se dovessi venire a trovarti ne trovo due. Sì, esatto. Allora, quale sogno vorrei realizzare? Sicuramente ho già dato un'impronta più social, cercando queste collaborazioni con queste blogger, con Elisabetta, le rinominiamo appunto per chi si è collegato ora, Free Solo on the Road e Francesca Glam, se le cercate su Instagram i profili. Vorremmo espanderci anche nel Ponente, se appunto ci saranno le condizioni e se soprattutto questo periodo di pandemia ci aiuterà in qualche modo, perché dovremo vedere come andremo avanti. E sicuramente vorremmo proprio riallacciare dei rapporti nel sud Italia, che abbiamo avuto già anni fa, poiché quando abbiamo iniziato nel 2012 con la rivista immobiliare abbiamo fatto degli speciali su Grotta Ferrata, Pizzo Calabro, quindi siamo andati fin là. Il problema è che, essendo solo riviste immobiliari, poi non le abbiamo portate avanti per...
vari motivi. Infatti, anche qua sono tutte scaricabili e visionabili gratuitamente dal nostro archivio del sito su italiapervoimagazine.it. Ci sono proprio tutte le riviste dal 2012 al 2021, perché poi mano a mano ora caricheremo le riviste nuove. Quindi, prossima domanda che arriva qui: strategie in termini di marketing per arrivare alle persone e qual è il target prefissato dall'azienda? Allora, ragazzi, io vi amo perché fate delle domande che risparmiate a me, che così risparmio anche voce, ma soprattutto sono domande molto serie, per cui la cosa mi riempie di gioia. Vamos! Certo. Allora, strategia di marketing. Io qui ho un libro, appunto, lo devo citare, non so se lo vedete, di Veronica Gentili, professione social media manager, che mi ha sicuramente formata, e avendo fatto diversi corsi social, lei ha tutto un suo metodo per arrivare sui social, e sicuramente ne ho fatto tesoro. Strategia di marketing a livello social, che è il mio settore, quello di raccontare, storytelling, quindi raccontare, metterci la persona, metterci la faccia, perché non è più una questione di link, ma devi creare relazioni, un po' quello che ho fatto io e faccio giornalmente con voi. Cioè, io vi conosco uno ad uno perché mi sono messa lì a cercarvi in direct, a fare la spam vivente invitandovi alle dirette. Tipo qualcuno che si becca 250 vocali su Telegram, non dico chi. Esatto, un a caso. E quindi anche Luca Anselmo, che ha commentato prima, l'ho scovato tramite i social, e comunque è un mio compaesano perché è di Levanto, e mi ha fatto super piacere, cioè conoscere le persone, raccontare, quindi non è solo marketing a manetta, mettere promozioni e vendere a tutti i costi un prodotto, ma aumentare il personal branding, quindi dell'azienda, avere sempre idee, essere costanti, esserci, perché vi posso garantire che è un grande impegno. Non è più gestire la paginetta Facebook, la pagina Instagram, buttare dei post a caso solo perché una persona non ha niente da fare, no. Bisogna avere un piano editoriale, bisogna avere delle strategie, e in tutto questo devo ringraziare anche Sara Fornesi Designer, che è di là nell'altra stanza e mi sta seguendo, che è la nostra grafica, e grazie a lei c'è un lavoro di condivisione fra grafica, impaginazione poi della rivista, perché anch'io comunque intervengo con i consigli anche a livello editoriale per quanto riguarda web e carta, perché sono due mondi differenti e quindi dobbiamo arrivare alle persone in due maniere differenti. E c'è molta coesione, quindi sempre avere delle idee sempre fresche e soprattutto stare al passo dei tempi, anche perché la concorrenza è spietata. Fortunatamente qua in zona, lo devo dire, è un po' quello che ho detto anche a Daniela Iavolato, la giornalista che mi ha intervistato, siamo rimasti solo noi, anche perché tutti pensano che avere una rivista al giorno d'oggi sia facile. Non è facile, ci sono dei costi, c'è una società da mandare avanti, noi siamo un SRL, quindi abbiamo dei collaboratori, un po' come Sara, a partita IVA, ci sono degli iter da seguire, ci sono degli impegni prefissati, degli obiettivi, delle scadenze, perché oltretutto per mandare in stampa una rivista c'è un percorso da seguire, quindi tutti pensano che sia così facile e invece no. C'è un team di professionisti alle spalle, tutti devono comunque mirare allo stesso obiettivo, perché sennò la barca affonda. Questo è quello che ho notato io in questi anni, anche perché io sono giovane, ho studiato fino al 2016, ho preso la mia laurea in lingue straniere e culture moderne, e a Genova. Ho sempre sognato di lavorare nel turismo, solo che non ho mai trovato comunque un'offerta che mi sostenesse e che mi desse grandi soddisfazioni. Avevo l'attività di famiglia, ho voluto provare, mi sono lanciata, sono salita a bordo e appunto sono felice di questo. A prescindere dal periodo, sono una persona solare, positiva, cerco anche di sostenere i miei genitori, di dargli la carica e comunque di metterci del mio, perché logicamente, visto anche da una ragazza giovane, si possono incrementare tante cose e metterle tutte insieme per andare avanti nel modo giusto.
Concludo dicendo questo discorso, quello che dicevo con Daniela Iavolato, è appunto il nostro appello a chi è del settore dell'editoria. Sarebbe bello fare network, quindi sentirci a livello nazionale e cercare di non far morire la carta, perché la carta serve, a mio parere, come vi ho già detto, e quindi sarebbe bello scambiarsi delle idee, mettersi lì anche virtualmente, ma conoscersi. Quindi chi è in ascolto, chi è delle persone che vogliono lavorare in questo settore, me le mandi appunto da me sul mio profilo Instagram e sarò felice di conoscerti, di parlarci e di avere un confronto. Questo. Anche perché ragionando, se muore la carta, muore anche il lavoro del giornalaio. Quindi se noi pensiamo a tante cose, l'edicolante è colui che con il lavoro, con il cartaceo, ci lavora vendendo tutte le riviste, tutti i magazine, tutti i quotidiani, per cui se sparisce quello, sparisce naturalmente un lavoro. Ed è un po' il rischio che c'è da qui a 20 anni, se dovesse profilarsi una scelta pienamente digitale. Esatto, esatto, ma come ti dicevo, noi non siamo un venduto in edicola, abbiamo fatto questa scelta perché a noi non ci ha portato grandi risultati. L'abbiamo resa gratuita, anche se è una rivista che comunque come prezzo di copertina avrebbe un 5-10 euro, proprio per il tipo di carta, la grammatura, cioè c'è un mondo dietro. Quindi ti dico, a volte non viene proprio valorizzata e non viene apprezzata, ma anche dai miei coetanei, perché ora quelli che sono in linea ok, ma la fascia 20-26 anni o comunque gli under 30 sono tutti incentrati appunto sul digital, magari sulle cose come TikTok, senza nulla togliere, e non viene più letto il libro, non viene più presa la rivista, ed è un peccato. È un peccato perché siamo giovani e dovrebbe tutto partire da noi. Proprio la questione lettura, però, proprio nel verbo totale, quindi includendo qualsiasi tipo di lettura, è quello che viene a mancare. Se pensiamo ai social network, a tutto quello che si legge nei commenti, quando si parla di leggere, prendere il verbo e analizzarlo bene, si vede quanti davvero leggono e quanti si fermano soltanto, per esempio, a un titolo e scrivono le baccate più grosse del mondo senza conoscere neanche il contenuto. Esatto, su questo siamo d'accordissimo. E poi cosa vuoi farmi qualche domanda? Allora, vado a pescare i complimenti, dico Travel Sophie che scrive: da questo si vede che ci metti tanta passione, penso che questa sia la strategia di marketing più possibile. Più importante, continua così. Grazie, grazie mille. Quindi a me piace questo fatto che tu hai raccontato subito. Eravate partiti con un'idea, eravate partiti con una mission, avete cambiato strategia in corso, e questo è un po' quello che distingue chi ha la capacità di avere un piano B, no? Esatto. Rispetto a chi si ferma al piano A e invece che provare perlomeno a seguire un attimino una strada alternativa per cercare di non soccombere, finisce veramente con l'abbandonare la barca che affonda. Esatto, ma oltre a questo, dal 2012 ad oggi sono cambiate tante cose, è cambiata anche la situazione economica comunque del nostro paese, il mercato immobiliare. Quindi anche lì ci abbiamo provato, sicuramente è un lavoro fatto da persone umili, perché ci vuole umiltà, non bisogna pensare sempre di essere arrivati e di essere sempre uno scalino sopra, no, noi non siamo così. Ogni giorno ci mettiamo del nostro, non ci fermiamo perché non abbiamo orari, non abbiamo ferie, non abbiamo pause. Io stessa vengo anche nei giorni rossi, venivo in ufficio per lavorare al computer, perché appunto mi porta avanti il lavoro, quindi c'è tanta passione, costanza e dedizione al lavoro, e questa è la ricetta vincente, diciamo. Allora vado a prendere Alessandro Pochesatto che ci scrive: bisognerebbe trovare il giusto compromesso tra cartaceo e digitale. E poi prendo Giorgio Ricci che scrive: perché vanno via le scritte, Zuckerberg, su! Allora hai un progetto in mente per quanto riguarda, vedi, è proprio questa applicazione che è brutta. Hai un progetto in mente per quanto riguarda la sostenibilità, essendo ora molto di moda, così possiamo dire, in qualsiasi azienda, visto che ormai c'è, madonna, io veramente non ne posso più di questa app, e visto che ormai c'è proprio una sensibilità, mamma, ce la posso fare?
Sensibilizzazione. No, no, allora sparisce. Oh, io ho 2 secondi, tolgo il dito, mi sparisce la scritta. È clamorosa. 2, 3. Sensibilizzazione ai customers. Via. Customers. Potrebbe essere da valutare. Ad ora no. Ad ora no. Quindi ti rispondo così. Ci pensiamo. Allora, Giorgio poi scrive un altro messaggio anche per magari essere di un gradino sopra ai competitors. Quindi è una strategia che va a valorizzare per quello che ti chiede lui, insomma, a valorizzarsi e a fare uno step superiore rispetto ai concorrenti. Ecco. Sì, allora potete capire io che disagio ho nell'utilizzare Instagram quando non posso leggere nulla con caratteri che sono minuscoli così. E io odio i padelloni, io odio veramente i padelloni. Questo qua, per esempio, è il telefono più grosso che ho, ma non lo uso semplicemente perché non si vede un cavolo. Quindi... Un'ultima cosa, scusami se ti interrompo. Ci sarà una cosa anche che riguarda te, Giorgio Ricci, visto che tu sei di Bagnone, compaesano di Sara Fornesi Designer, che mi ascolta. Sara, più tardi, abbandona e vieni a salutare un attimo in diretta, sarebbe il minimo. Sì, ti immagino, ora non viene. Allora, ci sarà una guida sul sommo poeta. Chi è il sommo poeta? Non deludetemi. Vediamo se rispondono. Non sono io il sommo poeta, voglio specificare, non so scrivere poesie. Al massimo scrivo canzoni, però poesie non ne posso scrivere, insomma, dai. Io so, tipo sorriso della menta. Dante, bravo, bravissimo. Bravo, Terra. Esatto, perché ricorrono i 700 anni di Dante. Quindi faremo una, se così si può chiamare, guida in collaborazione con il Centro Lunigianese di Studi Danteschi, il presidente è Mirko Manuguerra, nonché caro amico di mio papà. Faremo una guida che appunto analizzerà il percorso che ha fatto il sommo poeta nella Lunigiana storica. E quindi questa è stata una grande idea che abbiamo avuto per quest'anno, sperando di appunto riuscire a pubblicarla il prima possibile. Quindi vi faccio questo spoiler. E si intitolerà Orma di Dante non si cancella. Bam! Peccato non poter contattare la regina Elisabetta, che avrebbe potuto darci una testimonianza vivente del rapporto con Dante. Sì. Lei che ha conosciuto tutto il mondo, da quanto ci avrà? 800-900 anni la regina Elisabetta, insomma. Ha visto pure le guerre puniche. E poi cosa volevo dire? Un'altra cosa. Ci scrive Terra, fate nulla in collaborazione con Ravenna e Forlì? No, ma potrebbe essere da valutare, quindi se hai idee e progetti contattami in direct, vi mando in direct, ne parliamo. Ecco, il mandare in direct indicato a me non c'entra niente, è la direct. No, no, tu devi fare attenzione sempre, Instagram. Perché dove indirizzi ci sono sempre io. La regina ha la copia autografata, sì, è vero. Esatto. La regina aveva fatto fare anche una foto, io lo ricordo bene, e anche stampata su pietra, pensate voi. Poi si dice che quando è arrivata Mulazzo ha ideato i gironi dell'inferno. Vedete voi. Ragazzi, intanto salutiamo tutti coloro che stanno entrando in questo momento, quindi Graziella è l'ultima ad essere entrata, la salutiamo. Ciao Graziella, saluto. Faccio una domanda a voi del settore Levante, fa un freddo umido becco come qua a Milano, che qui si cammina e ti gelano le chiappe a prescindere dai passi che fai? Confermo, abbastanza. Bene. Abbastanza. Allora, chi c'è? Allora, ciao Elena, io saluto i miei amici, poi tu saluti. Vai. Me, a parte Terra, penso che non ci sia nessuno. Ok, benissimo. Allora, saluto Alessandro, la Jennifer, la Getrevi, che è la titolare del bar Elixir a Spezia, Luca, la Ele, che l'ho già detto, Studio 5 Terre dovrebbe essere la Cristiana, Mitico Hermes, che viene dalla tua terra perché è di Brescia, ciao Hermes. Giorgio che è di Bagnone. Terra vicina, perché io sono del sud Milano, quindi sì, se parliamo di regione comunque sia sì, Lombardo pure lui. Sì, poi chi c'è? Jochen, che è un amico tedesco, io parlo tedesco, quindi hallo Jochen. Poi Marco, ciao Diego. Geom Rabaglia, sì lo conosco, ciao Mara, che è una mia cliente, ciao Sofia. Ciao Gian, poi chi c'è?
Aiutami. E poi c'è Luciano Ligabue che entra. Ciao mitici, ciao. Insomma, dai. E potremmo scrivere una canzone sulla Liguria, non so. Ecco. Qualche giorno mi verrà in mente qualcosa e magari te la farò sapere. Ciao Chiara, sì, più o meno ci sono e sono contenta di questo. Li ho fidelizzati bene, diciamo così. Bene, quindi non mancano un appuntamento con le tue dirette, fantastico. No, c'è anche Roma, ciao Dani. Ciao Dani, ultimo arrivato tra l'altro, quindi... Dai, che sei arrivato in tempo, tanto ricordo, se Zuckerberg non fa lo scherzetto come me l'ha fatto una delle ultime volte, la puntata verrà caricata sia su IGTV sia su YouTube. Su YouTube ci metterà un po' di più, ma verrà caricato ugualmente, quindi andate belli che tranquilli. Puntata, credo, numero 61 di Un Passo alla Volta, cominciato durante il lockdown, pensate voi. Un passo alla volta. Un passo alla volta, sì, un passo alla volta, che poi è un po' il... modus operandi che si dovrebbe adottare per non cadere in rischi di inciampi e cadute repentine, quando tante volte si pensa di fare un passo troppo grande, più lungo della gamba, e ti ritrovi a ruzzolare per terra. Quindi è anche nato per questo, un passo alla volta, no? Però un passo alla volta nasce anche perché si raccontano le storie, e io ho voluto te appunto per raccontare un attimino dalla Lombardia con furore, esattamente, brava, team Lombardia, via. Sì, lei è la Chiara, sì, anche lei, me la dimenticavo. Male. Ti dimentichi una delle poche lombarde che è qua in chat, dai. È rimasta su nei commenti, poi la Gioconda mi sta facendo pressione dietro. Quindi... il peso della storia è importante. Se cade il quadro, in diretta tanta roba. Allora, noi avevamo parlato in privato, io e te, lo possiamo svelare, tanto non è nulla di chissà che scandaloso, di viaggi, visto che tu anzi hai avuto modo comunque sia di viaggiare finché il nostro nemico numero uno, Covid, ci ha praticamente distrutto tutto quello che avevamo programmato, e io vorrei capire da te un po' tutti i posti che hai visitato, o meglio, i posti che più sono rimasti nel cuore. Io per esempio uno nel cuore ce l'ho, ma visto nel 2005, perché era l'ultimo anno di superiori, che è Praga. Bene, allora, oggi ricorre la mia partenza per Lisbona, perché il 12 gennaio 2020 io partivo da Bergamo, da Orio al Serio, con la E chiusa, come dite voi, per Lisbona. Sono stata 5 giorni, dal 12 al 17 gennaio, quindi pre-Covid. E sicuramente è la città che mi è rimasta più nel cuore. Ho fatto anche un post, se andate sul mio profilo lo vedete. Uno per i dolcetti, e Sofia condividerà per le pasta stenata, perché me ne sono mangiata tipo 40, penso di aver preso non so quanti chili, mangiavo pasta stenata ad ogni ora, mattina, colazione, sì, così. Le ho anche portate in aereo, pensa, mia mamma, e sono rimaste intere, me ne hanno fatte passare, infatti tanta roba. Ma quelle buone della fabbrica di Belém. Belém è il quartiere di Lisbona, dove c'è questa fabbrica che ha questa ricetta segreta, e costano anche poco, tra l'altro, ne ho portate due confezioni, ma sono rimaste proprio come le avevo mangiate su, e si mangiano con sopra lo zucchero a velo oppure la cannella. Io non amo la cannella, non so se a voi piace, se a te piace, che Mirko. Non mi dispiace. A me no, e con lo zucchero a velo. E poi prendevo sempre il galao, che è questa specie di caffè macchiato. Non è il caffè macchiato che prendo io in Italia, perché come ben sapete i miei follower ormai mi seguono, lo sanno. La mia colazione preferita è... Adesso scriveranno, dagli il tempo di scrivere, per favore, che sennò anche loro impazziscono con Instagram, che già di suo è l'applicazione numero uno per numero di bug presenti tra tutti quelli che trovate sugli store Apple e su Google Store, che è una roba disarmante. No, cavolo, io poi il Portogallo l'ho visto solamente una volta, ma perché ero praticamente al Tutto Food, c'era il loro stand, quindi solamente lì avevo fatto una visita in Portogallo, una visita molto virtuale. Cavolo, quanto mi manca il Tutto Food. C'è un video che adesso non mi ricordo quando l'avevo pubblicato, 2 anni fa credo, quasi 2 anni fa, in cui mangiavo l'ultimo giorno qualsiasi cosa passasse di quello che posso mangiare, perché carne e pesce non li posso mangiare, per cui passavano, che caspita ne so, dolci, via, patatine, via. Gnocchi al pesto, via. Via, così.
Cappuccino e brioche e frutti di bosco, punto di domanda. Caffè macchiato in tazza piccola, non so se da voi non c'è questa usanza, noi distinguiamo la tazza piccola dalla tazza grande per il caffè macchiato. Madonna, io il caffè l'ho abbandonato dopo aver fatto 40 di febbre, ho sfruttato quell'occasione per passare da 7 caffè al giorno a zero, quindi puoi ben capire. Ok. Io invece bevevo il cappuccino una volta, insieme alla brioche integrale con l'impasto alla curcuma, io sono tutta un po' strana, ai frutti di bosco, dalla pasticceria Ilaria, giusto? La Jennifer, vabbè, di Spezia, mi conosce. E dicevo che in Portogallo fanno il galao, che è una cosa simile. Viene tipo un caffettino piccolino, tipo caffè latte, però vabbè dai, ci siamo accontentati. Comunque, dicevo, Lisbona è molto bella, ve la consiglio, e sicuramente è vero che ti rimane la nostalgia, dillo tu, come si dice nostalgia? La saudade. Esatto. Saudade. Esatto. Ti rimane quella perché l'anno prima ero stata a Madrid, molto bella anche quella, ma 3 giorni, abbiamo fatto una toccata e fuga nel 2019 a Natale, eravamo proprio sulla Gran Via, quindi delirio assoluto, però come città sono diverse, ecco, perché Madrid è più, ha queste piazze enormi. L'avete vista a Madrid con la neve? Qualche giorno fa, caduta un botto di neve, io mi occupo di calcio femminile, per cui c'erano stati rinvii e giocatrici che facevano praticamente tuffi sulla neve, mai vista la capitale così innevata, penso, da quando sono abbastanza connesso con tutto quello che accade nel mondo, era una roba incredibile, e ti dico di più, e poi ti ridò la linea, ridi ascoltatori, io a Madrid ho ancora un invito, appena possibile, appena prenderò il treno o andrò a piedi da Milano a Madrid, non lo so, ma di aereo non se ne parla, ho un invito in una trasmissione Las Mañanas Kiss di Kiss FM Spagna, visto che sono uno dei pochi italiani che segue la trasmissione, per cui vi dico anche questa cosa qua. Pensa a te, venga anch'io. Sì, volentieri, guarda, posso fare. Pensavi che ti rispondessi no, tu no, tu lo sai. L'ho fatto apposta. No, a me piace tantissimo viaggiare, poi chiudo, nel senso, se avete anche altre domande, siamo anche qua all'infinito, non c'è problema, tanto io sono in ufficio. Tanto ce l'ho, quindi non sfuggi. Ok, dicevo, avendo studiato lingue, io ho viaggiato tantissimo da piccola, così ti rispondo anche alla tua domanda, perché con i miei genitori eravamo soliti fare tante crociere. Quindi sono stata nel nord Europa, Norvegia, Islanda, che sono i miei posti preferiti. Io poi sono norvegese, lo vedete, dai tratti somatici. Sei un vichingo. Esattamente. E quindi è per quello anche che sono bianca, perché io si vede che amo il sole di mezzanotte, non amo il sole questo qua ligure, non lo so, però nel mio DNA c'è sempre stata una cosa del genere, quindi sin da piccola, dall'età di 8 anni fino a quasi 15-16 anni sono sempre andata con loro, mi hanno fatto viaggiare sia in macchina che sulla nave, perché facevamo anche dei viaggi a tappe nella mia amata Germania. Ho fatto anche tanti scambi culturali con la scuola, quindi ho ospitato una tedesca a casa mia, amo Bayreuth, ho fatto la tesi di laurea anche su Richard Wagner, il mitico Richard. Chi non conosce Richard? Ah, ne approfitto, alzo la mano, perché così dico a Giorgio di rinviare la domanda, perché devi capire che questa applicazione, se c'è una cosa che non mi permette, è quello di andare a prendere su tutte le domande che sono state inviate. Perdonami, però ti faccio fare questo sforzo qui. Ok, intanto Francesca Glam si è connessa, ciao Fra, lei è l'altra food blogger di cui vi parlavo, grande Fra, andate a vedere il suo profilo per dei piatti fantastici. Su marzo-aprile La Spezia Levante Ligure Magazine, aspettate che lo prendo, su questa rivista qua, anzi su gennaio-febbraio, scusate ormai mi confondo, ci sarà la sua ricetta, una ricetta top, quindi andate a vedere, trovate la versione digitale su laspeziamagazine.it, qui dobbiamo saltare da una cosa. Classico, come faccio io ogni volta tra un discorso e l'altro con te, quindi... si passa dalla musica ai temi sociali nel giro di 3 secondi. Esatto. Ma ormai andiamo. Ok, allora aspetta che vado a prendere No, non era la domanda, era Francesca che aveva salutato. Ok, se tu non abitassi a Milano ma magari in una realtà più piccola come La Spezia, saresti sicuro di trattare il digitale piuttosto che il cartaceo? Ah, penso che allora la domanda è per me. Io ho la convinzione del digitale sì, anche se è vero,
ti parlo da milanese pendolare che non porta dietro 3500 cose, anche per questione ambientale non utilizzerei il cartaceo. Vero che se mi trovassi, anzi è vero che mi dovrei trovare in un'altra situazione per poterti dare una risposta certa, quindi è una risposta che ti do a metà. Tendenzialmente sono comunque per il digitale. Poi sono la pecora nera in questa serata di diretta, visto che siete tutti team carta. Esatto. E dicevo, termino il discorso sui viaggi. Quindi, avendo avuto un bagaglio personale, grazie appunto ai miei, importante, mi sono sempre prefissata di appunto viaggiare e in un certo modo perché sono un po' comodina, ecco, non sono una che parte con lo zaino, cioè mi piacciono le terme, sì. Ma cioè, allora io... ti farò camminare con me, allora a posto, bene. Mamma mia. Allora... Tu 18 chilometri a Venezia non li faresti mai a piedi, quello è poco ma sicuro. No, ma a piedi non è un problema, perché se io vado in una grande città, mi prenoto l'hotel in centro, cerco di conciliare un po' tutte le cose per... Allora, io l'ho fatto in una giornata sola, facendo andate e ritorno in giornata, Milano-Venezia, Venezia-Milano, e in 8 ore mi sono sparato l'ira di Dio a livello di camminata, quindi dentro Venezia, ma lo stesso è valso anche per Firenze. Firenze rispetto a Venezia però non hai solamente piano, quindi ci sono anche dei pezzi in alto da fare, ed è un bel allenamento. Io ti voglio fare una domanda, ma la voglio fare a tutti coloro che sono ancora connessi. Perché io in un post che ho pubblicato qualche giorno fa ho messo una foto anche bella modificata con un'applicazione che vi consiglio di scaricare che si chiama Prisma. Ho modificato una foto fatta a Piazza Maggiore a Bologna in cui ho parlato di questa città che definisco sempre piccola e grande e che tra tutte le città che ho visto la sola che realmente riesce a farmi sentire a casa anche se sono un turista per caso. Quindi quello che voglio chiedere a voi è se c'è una città, vi dico una città sola, che non sia la vostra, che non sia quella in cui siete nati o cresciuti, che vi fa sentire a casa anche se lì praticamente ci andate pochissime volte nella vostra vita. Città italiana, in questo caso. Io rispondo per me, Genova. Rimani sempre nella terra ligure, tu. Sì, ma perché dell'Italia ho visto poco, quindi cioè, quel poco che ho visto comunque la mia anima rimane qua, in Liguria, a Genova, poi se visiterò altre città magari cambierò idea, quello sicuro. Giorgio ci scrive Firenze ed è la mia seconda città preferita. Firenze, parla uno juventino che non può girare con la roba della Juve per Firenze. Le ovvie ragioni ci sono. A proposito, saluto tutti. Ciao, sono finalmente arrivato. Dai, sono finito l'allenamento. Dai, avevo promesso un salto in diretta e lo faccio tutta la vita. Dai, ciao a tutti. Quindi dicevo Forza Juve, Firenze, brava. Dicevo anche Chiara vota mi Firenze. Anche Chiara vota Firenze, è vero. Perché Firenze ha tanto, Firenze ha storia, ma Firenze ovunque vai non riesci a non fotografare niente, non riesci a non trovare un posto in cui mangiare. Io ho mangiato con una mia amica la pappa al pomodoro, per esempio, non l'avevo mai mangiata. Amica argentina con cui ci sentivamo per 10 anni praticamente, ci sentivamo, finalmente c'era stato anche il modo di potersi vedere oltre alle chiamate, alle videochiamate. Infatti, Giorgio, quanto dici, cibo, cultura, vino. Vabbè, io il vino non lo bevo, preferisco una birra se Anch'io in quel caso, però. sono astemia, quindi Lei non beve niente, quindi non la possiamo portare da nessuna parte a mangiare, mentre Terra scrive Siracusa e Roma. Roma la città eterna, io però Roma, se da una parte come turista è vero, devi andare a fare fotografie, devi andare a fare video, hai tanta storia perché magari sei anche appassionato di storia e vuoi vederla, sì. Se devo parlare dal punto di vista del caos, forse la città è tra le città che non metterei in lista tra le prime città da visitare, proprio perché io di natura tendo a scappare un po' dal caos. Ti racconto anche una cosa, visto che si parlava di periodo post-Covid, o meglio, di periodo tra la prima e la seconda barricata o semibarricata, come sta accadendo in questi mesi. Ero stato a Venezia a luglio e vi dico mai e poi mai, nonostante ok, il periodo, l'uscita del primo mese d'uscita dal blocco totale che c'era stato, mai e poi mai avrei pensato di fotografare Piazza San Marco con più piccioni che persone.
sì, l'avevo cioè, letto. bello da una parte, per carità, perché ti dà modo di poter fotografare senza il caos. Rispetto all'anno prima, che ero andato marzo 2019, dove c'erano due olandesi ragazzini che avevano voluto fare una foto con me, che non è mai accaduto in vita mia. Però fa piacere. Selfie with you. Va bene, fatelo, non c'è problema. Sono qua apposta, vai. E i turisti thailandesi che facevano un selfie girotondo, cosa che mai avevo visto e speravo di non vedere mai, ti dà quella sensazione di disagio, che è la stessa sensazione che mi ha dato la stessa Milano la settimana prima della seconda semichiusura, quindi credo che si trattasse del mese di novembre, Sì. perché vedere Milano vuota praticamente con poche persone che girano, tutti quei pochi che prendevano i mezzi, uscivano dal lavoro e andavano direttamente a casa, chi in auto, chi in metro. Davvero dà una sensazione di disagio. E ripeto, se la normalità è il caos, quella situazione lì ti dà, non so se dire gioia nel vero senso della parola, ma siamo lì. Quando diventa l'abitudine, diventa, ti fa sentire sperduto, ti fa sentire sperduto. Pesante, pesante. Stessa cosa alle Cinque Terre da noi, perché quest'estate, quando si poteva quantomeno viaggiare, c'erano sì turisti, ma non erano, diciamo, piene di gente, piene di folla, perché sono sempre prese d'assalto ogni anno. E quindi vedevi comunque delle persone spaventate, anche famiglie che, insomma, avevano paura, non entravano, e questo per me è stato un grande dispiacere, anche perché avendo lavorato nel settore turistico, in hotel, vedere anche una persona che ha timore a chiederti informazioni, tanta roba. Allora, Sofi mi scrive: verissimo, io ho lavorato per 2 anni a Milano fino a un mese fa, è stato molto l'impatto vederla svuotata. Vedi, va a confermare quanto io avevo anche pubblicato qualche mese fa. È veramente quando passi da una dimensione ad un'altra, è come trovarsi in una città che tu non hai mai visto in vita tua e che magari è come passare da Los Angeles a Fresno, con i dovuti paragoni, però davvero ti dà una sensazione brutta da vivere sulla propria pelle. E poi vado a prendere, ah no, vado a prendere, mi prendo e mi porto via, che saluto, visto che sono appena entrati, spero che siano rimasti e non siano scappati vedendomi in faccia Ciao. con tanto di barba in questo momento. Quindi, come abbiamo detto, per te Genova come città che ti fa sentire a casa al di fuori della tua Spezia, per me è Bologna, perché è la città che vi dico, quando c'ero andato scorsa estate, penso di aver fatto 3 ore a Piazza Maggiore senza fare nulla e stando da Dio. Ah, Cioè, vedi. cosa che non accade neanche sotto il Duomo di Milano. Anche perché sotto il Duomo di Milano, solitamente, in giornate normali, qualcuno che rompe le balle lo trovi sempre. Certo, e io ti dico questo invece, che quando vado a Genova prendo il mio Frecciabianca, che è l'unico treno un po' più veloce che abbiamo. Spezia-Genova ci mette 59 minuti, non 60, 59 per l'esattezza, e mi capita di piangere dal finestrino. Cioè, è una cosa, ve lo dico proprio in confidenza, piango. Piango perché comunque non l'ho vissuta bene quella città lì, cioè l'ho sempre vissuta di corsa perché facevo la pendolare Spezia-Genova. E quando torno a Spezia ho il magone proprio, perché lì è come un po' il momento di evasione, cioè vado lì quando voglio stare bene, ho i negozi, magari non ho nemmeno tante amiche che mi sono rimaste, però vago da sola, mi faccio il mio. Spezia dopo un po' la senti stretta, perché comunque ci lavori, ci abiti, è diverso, mentre È troppo Genova. rutinaria, un po' come me Milano e San Donato Sì, dove vivo, quindi. ma poi il porto antico e soprattutto i vicoli di Genova, se non ci siete mai stati, mi offro da guida anche per te. Cioè, non Brava, venite a Genova. mai letto nel pensiero, bravissima. Non venite a Genova solo per l'acquario, perché ormai è famosa solo per quello. No, è bello, ok, ci sono i delfini, va bene, però ci sono i vicoli. I vicoli che sono pieni di storia. Ci sono dei panifici che appunto non vengono nemmeno nominati, ma perché sono talmente storici che bisogna andare lì per trovarli. E trovi proprio la focaccia, quella originale, come piace a me, che te la mettono ancora nel cartone. Cioè nel cartone strappano proprio il pezzo di cartone e ti ci mettono la focaccia. Pensa un po'. Io c'ero stato l'ultima volta, oh mamma, credo
credo 4 anni fa, perché c'era praticamente un evento di nuoto, c'era Alain Bernard, che è un ex nuotatore francese di livello internazionale, quindi nuotatore olimpico, ed ero stato invitato perché avevo anche un blog di nuoto, quindi mi avevano... No, forse... No, 8 anni fa. E poi l'ultima volta credo sia stato nel 2013, perché facevo una gara ai regionali, da esterno praticamente, facevo i regionali liguri, arrivando anche secondo, strano, mai accaduto in vita mia. Quindi avevo visto soltanto la piscina, pensate. Io mi ero fermato a Brignole, piscina basta. Quindi per me Genova è stato quello. E Sophie scrive che io sono stata tante volte a Genova, ma mai andata all'acquario. Mi piace proprio come città, anche se ci andrò prima o poi all'acquario. Bene, Se avrete modo, andate anche all'acquario di Gardaland, che così perlomeno vi fate un giretto. Per chi è più... ce l'ha più a portata di mano, può anche farlo, certo non è l'acquario di Genova, però per chi si volesse accontentare un attimino di qualcosa di meno, anche se bello da vedere, può anche andare in quello, anche perché io c'ero andato dopo la mia disperazione nell'aver buttato soldi su Gardaland, perché c'erano la questione delle file, le code, i saltacode, cose varie, sì. E stavo cominciando a delirare, certo. Quindi ho detto va bene, certo. Comunque Mirko, devi farmi da guida anche su Bologna, sulle città che conosce, questo segnatelo, perché io... Allora io ricordo, ti dico adesso, te lo dovrai ricordare, il mio essere guida è andare a zonzo, proprio a caso. Io non ho un itinerario assolutamente. Io a Genova l'ultima volta sono stato per un concorso con il MIUR a livello nazionale, quindi tutti per cose che non abbiano a che fare con una passeggiata di salute, con una visita da turista o con una visita per piacere, per ammirare più da vicino la bellezza di una città quale Genova, che secondo me va visitata anche il prima possibile, sì, non appena toglieranno i blocchi alle regioni, restrizioni, esatto. Non appena non ci considereranno più portatori di peste, a noi lombardi soprattutto, perché così ci è andata a finire, e sfido chiunque a dire il contrario, sfido chiunque. Io dico il contrario, no dai, va. Ora... Oddio, io vi racconto questa cosa qua. Inizio del periodo in cui si parlava di pandemia, no? Si parlava ancora di virus, ma non di pandemia. Poi lì ci ha pensato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Mi capitò in metropolitana di tirare uno starnuto. C'era la gente che si era allontanata pensando che avessi il virus. Vedete la paura, la psicosi, tutto quello che viene fuori quando emerge la parte emozionale delle persone, quando poi le persone invece che ragionare si fanno trasportare anzi dalla parte più emotiva, accadono queste cose qua che vissute di persona, sinceramente ho detto vabbè, questo sarà l'inizio, sarà soltanto l'inizio, così è stato. Purtroppo sì, ma non succede solo da voi, credimi, perché tuttora anche qua da noi, quando io ad esempio ho l'allergia, quindi marzo, aprile, maggio, presente, starnuti a gogo, perché sono allergica alle graminacee, quindi d'altronde avevo gli occhi che mi lacrimavano, sembravo fatta di qualcosa di strano. Vi dico una cosa, visto che mi è servito un assist, la mascherina, io utilizzo quella di stoffa, dove caspita l'ho messa non lo so, perché pure quella, eccola qua, stranamente a caso, è quella della Juve. Stop. Strano. Il Berna dice sì. Il Berna, glielo dico io due cose in croce la prossima volta. Comunque, no, dicevo che la mascherina è stato ciò che mi ha aiutato. Io potevo uscire quelle 3-4 volte, anche 5 col cane, quando aveva necessità, soprattutto con il foglio dell'autocertificazione, anche se poi non me l'avevano mai chiesto, perché alla fine ero sempre nella mia zona, quindi non era mai stato necessario alcun controllo da fare. Però mi aveva aiutato nell'affrontare il periodo d'allergia, che è quello della primavera, quindi non è proprio brutta portarla, non è brutta portarla se è di stoffa, che perlomeno un minimo mi fa respirare, ma perlomeno mi ha evitato quel problema di occhi rossi, starnuti, di continui fazzoletti da comprare, perché questo per noi allergici purtroppo è all'ordine della settimana, forse anche del giorno nei casi peggiori, a volte temo di dire che abito vicino a Milano, questo è il commento di Sofì, quindi è quello che non possiamo. Un'altra cosa, questa ve la racconto perché avevo visto una storia di un fotografo travel blogger che ammiro un casino, che è Stefano Piozzo, lo trovate anche su YouTube, su tutti i social network, soprattutto Instagram, dove beato lui adesso è credo sia alle Mauritius in questo momento, dopo 14 giorni di quarantena e due tamponi che dovevano essere negativi, se no non li avrebbero fatti uscire a lui e alla moglie, ma
mi sono già dimenticato che dovevo dire, fantastico. Ma che bello, a quest'ora parto con un discorso e riesco a dimenticare. Vabbè, vediamo comunque se seguito, i follower ti seguono ancora, lo dicono loro, vediamo. No, no, vabbè, comunque sia, no, adesso faccio un attimino pubblicità, visto che si parlava di ambiente, no, con la questione carta, comprando il documentario di Seva Project, sevaproject.it, darete anche la possibilità di poter comprare ettari di terreno e alberi da piantare, visto che la questione ambientale con tutti i roghi che ci sono stati e disboscamenti tra Amazzonia, Siberia e tutte le altre zone tra Africa e aggiungendo Africa e Oceania, devono portarci un attimino a dare una mano, anche perché altrimenti veramente più che arrivare alla missione 2050 dell'azzeramento delle emissioni, si dovrà arrivare vivi al 2030 e pregare che si possa arrivare senza avere troppi problemi. Non per essere negativo, ma perché purtroppo è la realtà dei fatti ed è un attimino una questione molto molto importante. Ah no, diceva che anche lui diceva che quando era in, credo in Nepal o era appena ritornato in Europa, non mi ricordo, lui e gli altri tre ragazzi che erano con lui avevano dovuto reinventarsi spagnoli, perché col fatto che in Italia già si parlava del virus e di focolai, non potevano dire di essere italiani, altrimenti ci sarebbe stata una psicosi anche lì, quindi... Pensate. Eh già, va bene. Allora, visto che è l'orario di cena, sì, e sono le 19.40, sì, quindi abbiamo letteralmente sfondato, anche qua siamo andati come Rogorossi, mezz'ora. Sì, sì. Mezz'ora. La Sara non c'è più, se n'è andata. La Sara è scappata via, me l'ha detto. Tornata a casa perché dopo una giornata di lavoro, poverina, però gli ho detto seguimi. Poi allora, la diretta la salviamo, quindi sì, sì, qua sì, dove la troviamo. Dove allora, la troviamo? Qui su IGTV, pregate intanto che Zucker, che Instagram non sia aggiornato, perché una degli aggiornamenti corrispondeva con una mia diretta, tac, saltata, quindi però avevo dovuto fare una seconda diretta con la persona in questione, con Beatrice Filippini di Pedalande, quindi seguite anche lei, ormai faccio promo a tutti, così, vi seguo dalla macchina, guida, Sara, guida, guida, guarda la strada, sentici ma non guardarci. La Gioconda ti protegge. Ma che Gigi ti protegge, dai. Allora, io ho detto questa cosa a Lisbona quest'estate, che ero spagnola, per forza, perché se dici italiano, io poi sarei riconoscibile, non come spagnolo, non come portoghese, neanche come italiano, ma come talebano. Vi racconto sta chicca qua e poi vi lascio andare a mangiare, che l'orario ormai è questo. Io si spera che il prossimo mese faccia sto lavoro ai mondiali di sci di Cortina. E lo scorso anno, quando ancora eravamo messi meglio a livello sanitario, anzi eravamo messi bene a livello sanitario, o così parrebbe, io viaggiavo insieme al mio responsabile, a un team di lavoro, in diverse zone del nord Italia e anche tra Austria, Croazia, Slovenia e Svizzera. Vi dico che la prima tappa a Sölden in Austria, il mio responsabile ha avuto paura che non mi facessero entrare, perché la foto mia sembrava quella di un terrorista pronto a fare qualche attentato. Quindi top! Se hanno fatto entrare me in quel caso lì, poteva entrare chiunque. Ultimissima cosa che mi hai fatto vedere della Svizzera. Ogni anno partecipiamo a delle fiere internazionali, tra cui quella dei viaggiatori, non so se la conosci Mirko, i viaggiatori al centro esposizioni Lugano, a Lugano appunto, è 6 anni che la facciamo, quest'anno non siamo potuti andare, speriamo per quest'anno, per il 2021, e vorremmo anche avvicinarci al TTG. Allele! Sì, al TTG, quindi vedremo cosa riusciremo a fare. Si spera che a Milano facciano, visto che parlavi di eventi, anche la Bite del Turismo, perché quella si è svolta lo scorso anno ed eravamo poco prima del periodo pandemico. Sì, a febbraio, giusto? Esattamente, quindi sì, che io poi penso di averla fatta, non sto scherzando in questo caso perché poi i sintomi erano tutti quelli, nella settimana di Sanremo. Ah, penso a te. Io mi ammalo sempre di qualsiasi cosa a Sanremo, non è un caso, eh. L'anno prima, cos'era? 2019, avevo fatto praticamente 16 giorni a star male, 7 di febbre, che sbalzava, arrivava fino a 40 praticamente, per cui vi dico, era disastroso, più tutti i postumi che c'erano stati, per cui bella, ho detto, non mi ammazza il Covid se non mi ha ammazzato in quel caso lì, però poi tutti i sintomi li avevo avuti a febbraio. Per fortuna io, sapete bene che
se state male non si può lavorare, se avete più di 37,5 non si può lavorare, non si può uscire, non si può fare nulla, cosa che invece si può fare con un'influenza normale in una giornata normale senza Covid. Quindi in quel caso lì salvai anche la salute dei miei compagni di avventura lavorativa, e tanto di cappello a me per una volta che non ho badato a fare troppo il lavoratore, ma a salvaguardare, anche considerando che non capivo gli sbalzi di febbre da 37,5 a 40 in un colpo solo, così dal nulla. Quest'anno, scusami, lo scorso anno, a febbraio 2020. Pesante. Quindi... Sì, anch'io a gennaio, proprio quando sono partita per Lisbona, ho avuto un raffreddore, solo raffreddore forte, e non ero mai stata male così, comunque, mi lacrimavano gli occhi, infatti mi sono rovinata un po' la vacanza, però dai, sono una sopravvissuta, mettiamola così, sono tornata. Dai. Noi siamo in piedi, quindi di questo non possiamo lamentarci. Altre persone hanno dovuto invece affrontare problemi o stanno affrontando ancora problemi belli grossi, quindi il nostro pensiero e il nostro supporto va loro. Già. Allora, bellissimo, 19:45, basta, cioè abbiamo sfondato letteralmente la mezz'ora per due, quindi io ti ringrazio per essere, infatti il fazzoletto non c'entra nulla, ma scusami. Io ti Grazie. Ringrazio per essere stata qui in diretta, per averci raccontato Grazie. Italia per voi. Salutiamo anche tutti coloro che si sono connessi in questa ora di chiacchierata, compresa Sofì che ci lascia, ma ci lascia dopo, grazie, dopo aver grazie. Però visto l'intera puntata, quindi non ti perdi nulla nei 30 secondi di, di grazie finale. Grazie mille a tutti, aspetta faccio un ringraziamento al volo, grazie a tutti i miei follower, grazie davvero, seguitemi, vi aspetto in direct se avete proposte per allargare Italia per voi e il nostro progetto editoriale in tutta Italia. Yeah. Oh, ti parlavo di Last Magnana Skis, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp da parte della redazione, fantastico, Tac. Vedete? Tac. Quindi ti ringrazio, grazie per essere stata qui, grazie per averci raccontato la linea editoriale di Italia per voi, la Spezia, mamma, io, avete un nome troppo lungo, per me Levante per il, Ligure, Ligure Magazine, che io infatti per 4 volte avevo rifatto il video per questa ragione qua. Perché vado sempre ad accorciare secondo il nome dell'URL, quindi capisci bene, per semplicità mi viene quello in mente, però è La Spezia Levante Ligure Magazine, quindi esatto, bravissimo. Seguite tutti e due i vostri social network, anche il tuo, Erika Giorgetti Italia per voi, yes. E niente, quindi si va a mangiare tutti quanti, Tierra invece si dà di facce strane, facce. È campione invece di imitazioni, dai. Sì. Dal 1994. Saluto Terra che ci dà invece appuntamento lui a giovedì, tu ci darai appuntamento quando avrai altre dirette da fare, oltre che le mille storie soprattutto dal bar, beata te che puoi mangiare lì, visto che io per ora sempre che non ci vabbè facciamo tutti riscongiuri a caso. Questo rito della colazione lo voglio continuare perché mi tolgono un pezzo di vita. Per me la colazione al bar è sacra. Io la faccio anche da sola, devo stare lì col mio bicchiere d'acqua, il macchiatino e la brioche ai frutti di bosco. Se no sono cattiva di giorno, quindi vedete voi. No, no, se no mi manderà tipo 850 vocali di incazzature totali. Ormai esatto. Io sono il tuo bersaglio preferito dei messaggi su Telegram. Canzone frecce. Ecco, concludo. Visto che WhatsApp... sempre ottica Zuckerberg, ovviamente, perché tutta roba sua, tra un po' è pure l'acqua che bevi, è roba sua, ha applicato ha mandato un messaggio a tutti con autorizzazione per non mi ricordo che cosa. Vero. Se non accettate, non potrete utilizzare WhatsApp, l'ha inviato anche a chi non ha l'account business. Io quello che vi posso dire è scaricate Telegram se non l'avete, perché lo potete utilizzare contemporaneamente con tutti i dispositivi, ha un sacco di chicche. Basta scoprirle e vi esatto. Si aprirà un mondo che è 350.000 volte meglio di WhatsApp, quindi condivido perché ci sono anch'io, lo uso appunto anche con Mirko, non ce l'hanno tutti i miei contatti, ma è bello anche fare i canali, quindi seguite anche il canale Binario 04, vedi? Bravissima, bravissima. Tac, via. Va bene, dai, posso anche chiudere, basta, basta. Il scatole, via. Andiamo tutti a mangiare, andiamo in pace, vi lovo tutti e si sboccia poveri. Ciao da Rietta, da Spezia. E ciao da Mirko, appuntamento domani in live, non me lo stavo dicendo, domani in live, ore, credo, 19, se la memoria non mi inganna, e parleremo ancora di Vianney. Ciao! Ciao a tutti!